ma non si può fare così. Dai, però vai. Scusa, andiamo. Ma può essere che ogni volta ci deve essere qualcosa? Ehi, mi butto giù adesso. No, 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 ma che ci vuole? No. Che ci vuole? Andiamo da soli. No. Sei proprio uno stupido, oh, guarda. Guardami. Allora, dovevamo iniziare il video tutto bello. Silenzio! Dovevamo iniziare il video bello, che noi facevamo la planata agile, ok? E invece per colpa di Cicco è venuto male. Io l'ho fatta la planata. Vedete quel buco laggiù? Si tratta del percorso dei pirati, dove loro andranno a prendersi le risorse se ci riusciranno. Noi dobbiamo riuscire a renderlo il più pericoloso possibile in modo che vengano fermati. Ma prima di iniziare la costruzione, ho pensato che possiamo fare un volo a stormo. Avete presente tipo gli aerei acrobatici, no? Sì. Ma io non so volare. Imparerai, oppure morirai cercando di imparare. Via. Allora, io voglio far dare un'occhiata ai ragazzi, perché non lo facciamo quasi mai. Quindi voglio far dare uno sguardo a tutto il villaggio, tutto quello che abbiamo costruito. Da questa parte c'è la zona di Alex e Giorgio Bruttarella, però ma non è vero. Si fa quel che si può. Poi qua c'è il tribunale, la zona da cui escono i pirati, che vi ricordo sono alcuni degli abbonati. Da lì sotto, loro vengono dall'inferno e cercano di attaccare il villaggio. Poi casa di Anna, il castello di Lion e quello di Mario dall'altra parte. E più in qua, oltre la piccola foresta, c'è tutta la zona, il villaggio degli abbonati, che ho visto i pirati. Indovinate dove sono andati ad attaccare le volte che sono già venuti? Hanno saccheggiato. Nel villaggio degli abbonati, sì, perché sono zozzoni, capito? Cioè, loro sanno che noi siamo troppo forti. E quindi dove vanno a rubacchiare? Nel villaggio. Quelli più deboli. Bravo, e quindi noi non dobbiamo avere nessuna pietà. Quindi planate verso il buco qui. Manna, tu sei riuscita a volare? Perché... Sì, sto volando moltissimo. Bravissima, invece io credo di essermi... Sei rotto. Qualcuno di noi ha avuto un problema. Ti ho aggiustato. Non mi hai aggiustato. Non mi hai. Aiuto. Tolgo l'elitra. No, non funziona. No. Vieni qui sopra. Aspetta, arrivo. Aspetta, un attimo che striscio piano. Eccomi. Vai. Peggio di prima. Ok. A posto. Sto bene. Fantastico. Non potevo prevedere un inizio migliore. Allora, questo è il buco. E io ho pensato di prepararlo in questo modo. Venite. Allora, ho pensato di prepararlo in questo modo. Vedete, ci sono dei buchi. Aia. Bravo. A ognuno dei buchi corrisponde una pozza di lava pericolosissima con un parkour. Invece, a ognuna delle zone più rialzate, quindi qui dove siamo noi e lì più avanti, corrisponde una zona di soul sand, ghiaccio e ragnatele, quindi dove andranno lentissimi, proprio lentissimi, incredibile. Quindi loro potranno venire qui, alla fine vedranno la cassa con i loro averi che potranno rubare se riescono, ma dovranno prima superare tutti questi pericoli, ok? Tutto chiaro? Mi piace. Benissimo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, Giorgio e Cicco, dovete andare, vedete là dove c'è quel secondo bozzo là, il bozzo. Però no, non andate ancora. Dovete prima tornare indietro, prendere il ghiaccio e la soul sand e dovete occuparvi di costruire quel secondo bozzo, facendo che un blocco e il ghiaccio e sopra la soul sand, ok? Ok. Alex e Anna, e Anna, dovete fare la stessa cosa. Anche voi prendete il ghiaccio dalla cassa là sopra e la soul sand e dovete e le ragnatele e dovete andare di là nel più lontano. Voi due lì, bravi. Coordinate. Hanno razziato tutto. Come avete razziato? Porca miseria. Come tutto? Abbiamo ce l'abbiamo detto tra noi due. Siete due deficienti. No, adesso lo dico perché non è possibile. Perché? Che è successo? No, non dovevi prendere tutto. Ma ti sembra che devi fare un cubetto? Devi usarlo tutto. Quanto ce n'è? Adesso tu dici, voi due esseri schifosi, razziatori di pirati. Era gratis. Quanto ce n'era? Io ho preso due stacche di solse e due stacche di ghiaccio. Io uno stacco di solse. Non è vero! Sì, giuro. Giuro. Calma. Calmiamoci. Calmiamoci. Possiamo restare amici anche se fate schifo, va bene? Okay, allora, dividete un po' con loro, non con me. No, l'ho dato a loro. Così posso fare. Anche le ragnatele. Va bene, basta. Prendete e dovete andare. Va bene, ok. Allora l'ultimo lo faccio io. Siamo divisi così, va bene. Io avevo detto ad Alex e Anna di andare in fondo, ma siccome Alex non capisce un cacchio di niente, è rimasto lì. Giusto, mi sembra ragionevole. Vi ricordate i confini? Guarda che i confini dovevano rimanere come li ho messi così, io. Era così. Bah, se lo dici te. Io guarda che me li ricordo, se poi mi fai le robe sbagliate mi arrabbio, Era così. Beh, no, se tu sei convinto, siamo convinti tutti. Se hai sbagliato, però...
poi saranno conseguenze amare, eh. Allora, io ricordo, per chi non lo sa, perché magari non tutti lo sanno, che il ghiaccio con sotto la Solsen, con sopra la Solsen e sopra le ragnatele è la cosa più lenta. E guarda, si vede già quanto è lenta, eh. Cioè, guarda come cammino io. Vedete? Eh sì. Aspetta. Sono lentissimo. Quanto dobbiamo metterle alte le ragnatele? Le ragnatele devono essere alte due, quindi... Ma non, cioè, è troppo due. No, 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 è per, ti permette di avere la lentezza più totale. Guarda quanto lento! Cioè, sono più lento... Mamma mia. Sono più lento di Alex quando va a pagare aiuto, al McDonald's. Aiuto. È una cosa incredibile. Sì, 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 lui perché è lento? Perché non vuole pagare perché ha speso tantissimo quando va. Certamente. Quindi dice, vabbè, me ne rimango qui, non pago. Mi raccomando, non sforate nella zona della lava, okay. Perché lì poi dobbiamo mettere l'altra cosa che... minimo, insomma, di parkour ci vuole, altrimenti okay. Basta avere tempo e riuscirebbero ad arrivare tutti. Ok, io sto per finire. Ghiaccio così, Soul Sands così, se non riesco magari a sbanunare piazzando le cose faccio meglio così. Ok. E un pochino di ragnatela sopra così. Ne basta, in realtà bastava. Sentite, vogliamo fare uno di ragnatela invece che ma due? Ma io ci ho messo due. Dai, dai, facciamo uno, basta tagliarla. Ci vuole relativamente, ci vuole relativamente. Ragazzi, ci vuole ragazzi, io sono in trappola. Aiuto! No, no, non torniamo mai, finisce il video tanto. Così. Allora, il percorso con le ragnatele l'abbiamo finito. Come facciamo il parkour adesso? Forza, un'idea. Piattaforme e basta. Come vetro, piattaforme? Vetro. No, vetro non ce l'abbiamo, ci abbiamo il ghiaccio. Ghiaccio. Ghiaccio è buono perché il si scivola. Il ghiaccio è più difficile. Bene, tutti d'accordo per farlo sì, di ghiaccio? Sì, sì, va okay. Bene. Io non sono tanto bravo a fare i parkour però, cioè non, nel senso che non li so né fare né costruire. Quindi tipo, vabbè, io vado a istinto, no? Cioè, è allora... difficile così, eh? Beh, non, sì, scusa, dove? Saltare. Meglio a livello della lava. Oh, l'ho fatto io! Scusa, adesso ma se una... si mettono là non riescono a saltare. No, vabbè, ma adesso, mamma mia, adesso tu fai così, no? E qui da qui, guarda, guarda, difficile, ma è fattibile, no? Cioè, secondo okay, me. Sì, sì, okay. Sì, sì, sì. Poi qui adesso ci vuole un salto però di quelli un pochino più... Da qui a lì è fattibile? Sì. Sì, sì. Perché devo provare io, scusate? È perché sei tu sulla piattaforma. Va bene, ok. Sì, fattibile. Mamma mia. Okay. Fattibile. Non stare attenti a non scivolare. Allora, questa parte l'abbiamo già finita. Cioè, scusate, non possiamo mettergliene altri. Secondo me è troppo facile così, però. E poi, abbiamo fatto un'altra fasseria. E cioè, se loro avessero un Ender Perla? È vero? Niente lì. No, non va bene. E come possiamo fare per... Gli cioè... dobbiamo bloccare la via diretta. Cioè, tipo, guarda, se noi facciamo così, no? Cioè, già loro non possono... ma così gli... Ma così, no, così no. Ok, 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 manteniamo la calma. Qualcuno tagli queste ragnatele, presto. Presto. Vai, Alex. Bravo, arrivo. Bravissimo. Ok, basta, quelle vanno bene. No, okay. Quelle vanno bene, queste le lasciamo. Quindi, da lì, allora, da lì a qui deve rimanere libero, giusto? Però magari okay. Possiamo... Tappa le che... Così facciamo un po' così. Secondo me va bene, no? Ok, così okay, già okay. Non ti puoi buttare dritto dritto. Spero, giusto? Beh, magari ci vuole giusto una ragnatela qua davanti. Perché così loro dalla piattaforma di pietra non possono usare esatto. L'enderpella dritto per dritto, capito? Ok, la potrei mettere anche qui dove sta Chico però. Davanti a Chico, qui. Vai. Così, va bene? Sì, ok, ok. Però ne va messa una anche lì sotto. Porca miseria. Va bene, perfetto. Bruciata, va bene. Perfetto, perfetto, ok. La vedo male, Però fattibile, fattibile. Io ho paura che alla fin fine non abbiamo considerato qualcosa ed è troppo facile. Mi dai un enderperla, Chico yeah. Tobs? Vorrei provare a saltarmi tutta questa zona perché... Fatto. Aia, beh, più o meno. Allora, diciamo aia. Che avere delle enderperle ti aiuta. Però potremmo anche lasciargliele usare. Cioè, non lo so. Dipende da quanto difficile vogliamo farlo. Ma se le usano diventa proprio facilissimo. Cioè, non devono fare nulla. Lo so. Però, vabbè, io finisco il parkour intanto, va bene? Sì, intanto finiamo quello. Finisco il parkour. Allora, qui lo farei un pochino più difficile così. E poi metterei un salto. Quello è fattibile, quello? No, è impossibile. No, vero? Però così sì, così sì. No, perché non puoi saltare. Porca miseria, allora è quasi impossibile. Però magari puoi fare tipo un po' così, così è fattibile. Ma... No, non è fattibile. Ok, ok. Non è fattibile, ma ti bruciacchi soltanto un po'. Secondo me, no? Cioè, vale la pena bruciacchiarti un po'. No, non vale la pena. Come non vale la pena? No, no.
Vale, vale, vale. Voi dovete essere più cattivi. State essendo troppo bravi, Cico e Giorgio, Anna. Cioè, ma la smettete? Oh, questi ci vengono a rubare i tesori e noi gli facciamo il percorso facile. Effettivamente è vero, cioè. Gli dobbiamo fare una roba che devono sudare sette camicie per arrivarci. Adesso qui da qui si può saltare e poi fino a qui si può saltare. Ora qui gli vogliamo mettere un altro scudo ante Ender Perle? Direi sì. Sì, assolutamente. Allora ne metterei una striscia così, quattro archi, quattro scudi, poi quattro stack di legno, poi due stack di ferro, nove diamanti e quattro stack di pollo. Cioè, secondo me è un bel po' ricco, cioè tanta roba. Tanto loro tanto. Sono tanti ed il percorso è difficile, o almeno dovrebbe esserlo. Io spero che lo sia, perché fargli avere così tanti tesori gratuitamente non mi sembra una buona idea. Ovviamente loro, per arrivarci, venite, venite, usiamo il tunnel di servizio, chiudete la porta, Vai, 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 vai. Loro ovviamente per prenderli hanno due strategie: o vengono qua di violenza, ci cercano di uccidere e poi prendono il tesoro, oppure possono anche fare alla sneaky sneaky, cioè cercare di prenderci alla sorpresa, entrare qua dentro, prendersi la roba. Secondo me sarebbe stato la cosa proprio più intelligente possibile. Sarebbe stata avere una specie di segnalatore che ci fa un suono quando loro entrano. È vero. Tipo. È impossibile. No, beh, non sì, dire. È impossibile. Non io dire. So, io so. Cosa sai tu? Forse è la se stessa cosa. Se tu metti. Sì. Un filo. Sì. E poi metti i firework. Bravo! No, no, Anna, non dei not. Perché non fanno un cacchio di rumore. Bravo tu invece, bravo discepolo. Buh, Anna, buh. Però invece, buh, Anna. Beh, però andiamo a consolarla che si è rimasta male. Povera Anna, tieni, poverina. Dai, era una buona idea. Diciamo che era una buona. Beh, era una buona idea anche scusa, la tua. Scusa, se i not block te li metti dentro casa tua. Certo, tiri tutto un filo di redstone. Tutto il villaggio. Vabbè, allora, non era una bruttissima idea. No, dai, non ha torto, non ha torto. Scusaci, Anna, se ti abbiamo presa in giro. Effettivamente, da qui, no? Fino a dritto così, no? Con un po' di repeater sottoterra. Non è male. Allora, Anna, tu sei uno... Dove sei? Scemo sei, hai detto una scemitudine. Ed era la mia entrambi. Stessa idea, ma non lo dirò. Quindi... faremo l'idea di Anna con l'allarme coi notebook. Ma facciamole tutte e due, no? No, ne facciamo solo una. Non è che dobbiamo inzeppare tutto di fuochi d'artificio. Ma se uno non sente una cosa, sente l'altra. Ma chi è che fa? Ma la smetti. Allora, quindi, sai cosa facciamo? Facciamo quella di Alex e li mettiamo... No, quella di Anna, scusa. Mettiamo questa cosa lì a metà percorso, che praticamente loro ci devono passare per forza, perché in un punto dove non possono saltare. E così prende l'allarme e noi sappiamo che dobbiamo andare. Si può fare che quando scatta l'allarme si ripete invece che farlo solo una volta, tipo inizia all'infinito? Penso secondo me si può, secondo me si può. Dobbiamo lavorarci sopra. Bene. Allora, io direi che per questa volta possiamo essere soddisfatti. Il primo attacco glielo farei fare così e mi piacerebbe vederlo il loro primo attacco. Sono d'accordo. Gli diamo una possibilità di attaccare? Ma sì. Siamo pronti all'attacco piratesco numero uno. Questa è un po' una prova. Saremmo cattivi con loro perché loro sono equipaggiati male probabilmente. Però se riescono, dai, dobbiamo far vedere. Questo è attacco di prova per dimostrare il funzionamento. Ok, quindi fase numero uno. Attesa. Ok, attesa. Loro credo usciranno. Credo che stiamo arrivando, Davvero? Sì. Ok. Sì. Allora, loro spunteranno fuori dal buco del Nether che vi ho fatto vedere all'inizio del video, ok? Quindi da questa parte qui. Noi, che siamo coraggiosi, porca miseria, mi ingasano queste cose. Mi sento come quando facevamo la guerra di fazioni. Ti ricordi? Era bello, Ancora pensavo che tu fossi una caccola, Alex. Lo so. E ancora oggi questo pensiero rimane con me. Va bene! No, ti sto dando la carica per la battaglia, non capisci? Carico, Giorgio, carico. Io pensavo... Pensavo che tu fossi una barbabietola. Mamma mia, una barbabietola, che rabbia. Bravo, adesso sì che sei arrabbiato. Ora, li aspettiamo, però. Ma dobbiamo aspettarli qui come dei caimani. No, ma aspettiamoli dietro gli alberi. Appostiamoci. Dietro, Appostiamoci. Ma Anna, dove? Anna, porca miseria. Sono qui, ero sulle mura. Io ho paura, mi sento vulnerabile. No, con quel tuo scudo arcobaleno, non ti preoccupare, che appena arrivano li bersagliamo incredibile. Ma arrivano o non arrivano? Ma in teoria dovrebbero arrivare. Incitali, Giorgio, incitali, sì, non lo so. Li stanno preparando. No, non c'è da preparare, devono arrivare, porca miseria. Cioè, dai, ma possono essere questi pirati, io lo dico, sono di una scarsitudine indicibile. Cioè, piano con le cose che vinceranno miglioreranno di sicuro. Ma no, non è che non è l'equipaggiamento la scarsa, cioè, sono proprio loro, vabbè. Dai, digli di sbrigarsi però. Stanno arrivando tutti, cioè proprio in massa, un piratame enorme sta arrivando. Davvero? Saranno sì.
Va bene, allora. Come stanno arrivando? Li aspettiamo, va bene. Allora io delle pozioni di forza ne do una a Giorgio. Tieni, Giorgio, grazie. Sforzati. Cioè, vabbè. Beh, sì. Bevi la pozione, ok? Poi. Ok. Ne ho anche una di rigenerazione che mi tengo io per me. Anna, ce l'hai una mela d'oro? Dove sei? No, sono qui. Giorgio, ce l'hai tu una mela d'oro? No. Te, mangiati sta mela d'oro al momento giusto. Grazie. Non vedo più Anna ed Alex. Dove sono siete? Sono qui, sono qui. Qua, ma qua. Ah, tieni, Anna, mela d'oro. Sugli alberi, sugli alberi. Alex, non lo so dove sei. Qua, ti volevo dare una mela d'oro anche a te. Dove sei? Dietro di te. Non vado a Giorgio. Giorgio! Cosa ho preso? Non sei un ladro di mela d'oro. È vero, scusate. Grazie. Dai, dai. Ok, arrivano, Cioè, spero che arrivino perché nel inizio. Frattempo ci prendiamo qualcosa, un caffè. Boh, non lo so, ma se guarda, se non si sbrigano gli andiamo ad ammazzare dove sono loro, perché no, dobbiamo testare il percorso. Lo so, ma che ti devo dire? Cioè, è una vergogna. Ma gliel'hai detto di sbrigare? Sì, gliel'ho detto pure adesso. Dai, andiamoli a prendere, cioè non esiste. Ma come andiamoli a prendere? Ma c'è una vergogna, sono. È apparsa una barca. Davvero? Sì. E digli di sbrigarsi, dai. Ma scusa, ma ti sembra, sono dei pusillanime. Non lo so. Un po' poco coraggiosi. Ma proprio poco, cosa facciamo? Appostiamoci. Ma non vengono. Dai. Vabbè, andiamo, dai, li ammazziamo. No, dai, sono... ho capito, non arrivano. Che dove è? Eccone uno. Vabbè. Guarda che schifo. Va bene, indietreggiamo allora. No, indietreggiamo, no, indietreggiamo. Fuga, porca miseria. Negli alberi. Allora, vai. Li prendiamo nel momento opportunizio, ok? Che adesso arriva. Ma io credo che con quelle due lasciate, praticamente ne stavo per ammazzare un paio. Li vedo. Sono lì sotto. Spariamo. Hanno paura di salire. Se ci vedono, non salgono. Mi dici, sa, sono come. No, sono salendo. Sono come gli animali della foresta, capito? Se ti vedono, hanno timore, va bene. Ma non salgono. Eccoli! Eccoli! Attenti! Anna, il coraggio! Eccoli! Arrivano! Ci sono! Mi colpiscono! Continua! Non ti far togliere di mezzo! Io mi butto, Mi hanno fatto arrabbiare, raga! E alla fine, uno è morto! Uno è morto! Lo vedo che è morto qui! Si fugano in casa di Anna! Li seguo io! Ma ce ne sono due! Non ti preoccupare neanche un po'. Io ne ho uno qua che sta scappando. Porca miseria, se non torni indietro, brutto zozzo. C'è questo che sta scappando nel fiume. Sta scappando, guarda che zozzo. Stanno tornando indietro, sono tornando indietro. Questo invece me lo prendo io, però. Aspetta che ne ho trovato uno. Continua a scappare. Ma così non arrivano neanche al percorso, scusate. Ci diamo. Vabbè, siamo tutti concentrati qua però. Lo so, siamo disattenti. Ma allora, quanti ne sono morti? Solo uno? No, tre ne saranno morti almeno tre. Ah, bene. Allora, due sono ancora vivi. L'hai ammazzato? No, non l'ho ammazzato. Dobbiamo ammazzare. Qua ce n'è uno, ne abbiamo uno davanti. Lo dobbiamo ammazzare, Alex, dov'è? È di qua, è qua sotto, aiuto. L'ho visto. Beh, basta, vado dall'aereo, Alex, vado dall'aereo. Anche io. Dov'è? Lo vedi? È lì. Dove? Si è nascosto tra le frasche. Lo vedo, è dietro. No, questa è Anna. Eccola qua, è quella a me. Dove? Lo vedo! Tra le frasche, sta scappando. Guarda come che schifo, ma che pirati sono questi? Oh, che scappano continuamente. Sta ancora scappando. È andato. Porca miseria. Allora. Pirata. Ce n'è ancora? No, abbiamo finito. C'è Mirea, ok. Sono finiti. Perfetto, andati. Ciao Mirea, ok. Ci stavo morendo. Come ci stavi morendo? Sì. Che schifo. Anna ha la stessa forza dei pirati, Va bene, però è andata. Tutti morti? Siete sicuri? Sì. Sicuri che non ce ne sia rimasto qualcuno? Non è che qualcuno di nascosto se n'è andato al percorso, se lo sta già facendo. Andiamo a dare una spizzata, va. No, non credo. Invece potrebbe essere, fammi... andare a dare un'occhiatina veloce. Allora qui vedi qualcuno? Mi sa che il percorso era chiuso, sai. No, era aperto, era aperto. Sto andando a dare uno sguardo. A me non mi pare. No. Ne è tornato uno ed è scappato. A meno che non siano invisibili, no. Va bene. No. Annunciagli che l'assalto è finito e purtroppo l'hanno perso. Per questa volta io concluderei. Speriamo che in futuro, insomma, magari con l'inganno riusciranno a prendere le scorte e diventare un po' più forti. E diventare anche un po' più forti, perché gli manca un po' di energia. Ma per questa volta è tutto. Lion, Giorgio, Anna. Ciao! Ciao!